Andrea invece è incuriosito dal mio portafoglio PIR. Allora, ne ho parlato in video appositi del PIR, purtroppo non c'è più la possibilità di sottoscriverli. Non bisogna abusarne perché ci sono determinati paletti da rispettare per essere compliant, quindi per essere adeguati, diciamo. Con chi l'ho fatto? L'ho creato con Directa. Non c'era molta scelta, però mi ritengo sicuramente soddisfatto. Il PIR mi permette di non pagare tasse sui capital gain e sui dividendi, quantomeno non pagare il 26% italiano. Esatto, Andrea mi dice, che gli hanno riferito che qui non si possono più aprire, è vero. Attenzione a non sforare il limite perché chiaramente se si sforano i limiti imposti dalla legge lo chiudono d'ufficio e fanno pagare tra l'altro tutte le tasse arretrate. Purtroppo non c'è più la possibilità di aprire nuovi PIR perché sono state fatte delle modifiche legislative, mi sembra 2018-2019, che rendono sostanzialmente impossibile l'apertura di un PIR, perché bisogna comprare e inserire dentro anche degli strumenti non quotati in borsa. Mi dice, sai, ci sono altre banche che diano la possibilità di fare il PIR, fai da te? No, no, ci sono solo i fondi attivi, quindi se uno è interessato ad aprire un PIR, esistono comunque un bel po' di fondi attivi che permettono comunque di essere compliant. In questo caso o si comprano direttamente con home banking oppure ci si rivolge alla propria banca.